Lettore, se questi scritti mancano di naturalezza, tu ravvisali quali apparecchi per una natura esorbitante e solitaria. È così che l'arte dello scrivere diventa qualche volta l'arte del togliere via croste e necrosi e di conservare quindi a mo' di esempio i cadaveri nella carta. Che se invece ti venisse fatto di domandare perché l'autore pubblica in un accesso di esibizione queste indecenze della sua vita privata, puoi credere che gli si raccomanda unicamente proprio alla materia e all'uso più intimo delle sue parole. E sa bene che queste carte igieniche e idiote, per lui necessarie, saranno utili ad altri nella sola misura in cui vi potranno scorgere un uomo della prima metà del XX secolo, che si libera del midollo del suo personaggio esponendolo con la scrittura in tutte le sue chiuse e tristissime arie, solo e scoperto al cospetto di tutti. Quanto all'autore sopravvissuto, è chiaro che dopo aver con tanta pena perduto e vinto uno sull'altro i rounds di questo ambiguo incontro col suo personaggio, sulla carta come sul ring di un medesimo uomo e dopo aver infine scavato la fossa all'antitesi, atroce e bellissima di vita e di morte del singolo nella vita in progresso dell'umanità, egli non potrà mai più permettersi il lusso di fallire la sua propria morte.